Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo concerto un po' particolare di musiche che ascolterete in prima assoluta, sono abbastanza in prima anche per molti di noi perché i coristi le hanno lette oggi. E sono musiche di autori del Rinascimento che per la maggior parte sono state trascritte dagli allievi della scuola per direttori di coro della Fondazione Guido d'Arezzo nell'ambito, come dicevo oggi, delle tesi finali di laurea, tesi musicologiche. Come dice il programma, è molto sintetico, però ci sono due madrigali di Orazio Tigrini che sono stati trascritti nella sua tesi di laurea dalla Rai Inguscio, quattro madrigali di Biagio Pesciolini, musicista Tigrini aretino e Pesciolini invece pratese, poi alcuni brani di Barbara Strozzi che ci presenterà Silvia Vaiente. In questo caso non sono le trascrizioni che ha fatto Silvia Vaiente, perché lei ha trascritto i madrigali, mentre questi sono invece brani per voce di soprano e tiorba, con Ugo Nastrucci alla tiorba e Silvia Vaiente che ci presenterà queste opere, e poi ancora estratti dalla Missa Pro Defunctis di Stefano Bernardi, che sta trascrivendo in questo periodo Maurizio Sacquegna. Questa non fa parte delle nostre tesi, ma visto che Maurizio Sacquegna ha iniziato questo progetto e in questi giorni era qui come docente e anche come relatore al convegno, facciamo anche due brani di questo autore veronese e finiremo con Lodovico Novello, un autore di cui Elisa Pasquini ha fatto per la sua tesi laurea una trascrizione intera di un libro di villanelle e di strambotti, brani semplici, brani omoritmici, scherzosi, un po' sulla stessa linea del contrappunto del Festino di Banchieri e di altre opere dell'epoca. I gruppi che si susseguono sono gruppi vocali due, condividono anche qualche cantore perché è un concerto che è stato organizzato veramente di fretta, quindi non tutti i cantori dei gruppi erano disponibili, quindi abbiamo condiviso un po' pezzi di organico. Al centro del concerto invece ci sarà Silvia Vaiente con Ugo Nastrucci. Buon ascolto e benvenuti. No. Thank you.
Adesso, che propone musica di Biagio Pesciolini, è un ensemble, scusate che così riallestiamo per Silvia Valiente il suo leggio, è un gruppo che è nato appositamente per eseguire questa musica e Elia Orlando, come ha spiegato quest'oggi, questa mattina nel convegno, ha fatto uno studio, non era nato particolarmente interessato alla musica di Pesciolini, ma un po' stimolato dal dover fare una tesi di laurea, ha cercato un autore del suo territorio e si è imbattuto in questo compositore. E da qui è nata una ricerca, da qui è nata la trascrizione, la tesi e poi con un po' di amici ha fatto nascere un gruppo per eseguire la musica di Biagio Pesciolini. E quindi questo gruppo è nato proprio attorno a questo compositore. Li accogliamo, Tusce Voces, Elia Orlando direttore, trascrizioni sempre di Elia Orlando e musica di Biagio Pesciolini.
Buonasera a tutti. Sul testo di Francesco Petrarca, Hai dispietata morte. Sospiro,
Liquide perle, amor. Liquide perle, amor. Liquide perle, amor. Per solitari boschi. Per solitari boschi. Per solitari boschi. Per solitari boschi. Passerà il giorno, passerà il giorno, passerà.
Grazie a Elia Orlando e questo gruppo per questi pezzi. Ora andiamo a un momento particolare di questa serata perché abbiamo anche il piacere e l'onore di avere un nostro amico e grande musicista, esperto di musica antica, che è Ugo Nastrucci, che accompagnerà con la Tiorba Silvia Vaglienti in questi tre brani di Barbara Strozzi: Eraclito Amoroso, che è una cantata, opera 2. Mi sono dimenticato il secondo, ora vado a informarmi su qual è il secondo, che è l'opera 6, e poi l'opera 8, che si può fare. Instabilità di figli è il secondo, che è un'aria. Silvia, come ha detto oggi, per chi c'era, ha fatto un lavoro su Barbara Strozzi, sui madrigali a quattro voci tratti dal primo libro dei madrigali. Però chi era oggi al convegno ha sentito la complessità di queste musiche e abbiamo pensato di poterlo realizzare con quattro voci basso continuo, però i tempi erano strettissimi, quindi, dato che lei ha proprio il repertorio, la musica anche solistica di Barbara Strozzi, abbiamo preferito dare spazio alla musica solistica di Barbara Strozzi e di offrire magari in futuro una esecuzione invece di questi madrigali a quattro. Silvia è una musicista che da un po' di anni, oltre a Barbara Strozzi, fa parte di un gruppo di studio di musicisti che studiano e danno risalto alle compositrici. Oggi ne ha parlato di anche altre compositrici di musica antica come Isabella Leonarda e altre. Quindi il tema c'è già stato proprio in questa chiesa anni fa, abbiamo fatto un concerto dedicato alle compositrici dal Medioevo fino ai nostri giorni. Annualmente dedichiamo un momento a questo repertorio che negli ultimi anni si sta allargando come attenzione e sentirete con Barbara Strozzi il grado di virtuosismo e di bellezza di questa musica. Quindi Silvia Vaglienti e Ugo Nastrucci. Thank you.
Grazie ancora a Silvio Vaglienti e Ugo Nastrucci. Grazie.
entrambi invito intanto il gruppo vocale UD a entrare, così mettono i propri leggi al posto giusto. Qualche parola invece sui prossimi brani. Abbiamo detto che il primo dei due brani sono tratti dalla Messa Pro Defunti, Missa Pro Defuntis di Stefano Bernardi, compositore veronese. Dicevo prima, non abbiamo un allievo della scuola, ma uno dei docenti della nostra scuola e relatore del convegno di questi giorni. Qualche tempo fa, quando è scattato il momento del lockdown, il momento, diciamo, di chiusura generale, dopo qualche settimana è partito il progetto di Core Online, un progetto dedicato a un portale che fa da punto di divulgazione per la musica corale italiana. Abbiamo parlato spesso con Maurizio di come era importante trovare un piccolo spazio in questo portale anche per la musica degli autori italiani meno conosciuti, ma di cui si sa che alcuni musicisti, giovani musicisti, hanno fatto delle transizioni interessanti, e quindi abbiamo pubblicato alcuni estratti dei Regali di Tigrini, trascritti da Lara Inguscio, la versione del Miserere di Allegri fatta dalla sua tesi di ricerca da Enrico Correggia, alcuni madrigali di Pesciolini trascritti da Elia Orlando, altri brani, e Maurizio Sarquini ha deciso di iniziare questo percorso di trascrizione di questa messa Pro Defunctis, che è molto semplice come scrittura, però è molto interessante e sicuramente adatta a tutti i tipi di coro. Proseguirà con la trascrizione di questi brani, che pubblicheremo prossimamente, chissà che non si possa riuscire poi a fare un'esecuzione completa. Mentre chiudiamo il concerto con un brano tratto da un ciclo, sono Villanelle, mascherate, sono tutte mascherate, di Lodovico Novello, che invece sono state la tesi di laurea alla Scuola di Arezzo di Elisa Pasquini. Quindi chiudiamo con due brani molto diversi tra loro, Introitus, quindi Requiem, e Kyrie di Bernardi, e poi una mascherata di Lodovico Novello. Buon ascolto. Thank you.
Colgo l'occasione per far fare un applauso a Lara Inguscio, vieni qua per i madrigali della transizione, il lavoro che ha fatto sui madrigali dell'Aretino Orazio Tigrini, a Elia Orlando per il lavoro di trascrizione del terzo libro dei madrigali
di Biagio Pesciolini di Prato, Silvia Vaiente, non so se c'è ancora, per il lavoro che ha fatto su Barbara Strozzi, Maurizio Sacquegna per il lavoro che ha fatto in questo periodo per i brani di Stefano Bernardi, ed Elisa Pasquini per la trascrizione e l'edizione critica delle mascherate di Ludovico Novelli. C'è anche Silvia, e Silvia invece ha trascritto i brani di Barbara Strozzi. Grazie. È una serata particolare, perché a volte vediamo i documentari, alcuni momenti nei TG regionali, qualche volta in qualche programma di cultura, in cui fanno vedere come si restaura un dipinto di Raffaello, oppure anche di autori minori, a volte anche di autori magari meno importanti, ma siamo tutti appassionati di vedere come quella scultura è tornata al suo colore, come è tornata integra. Ecco, raramente, forse io mai ho visto invece parlare di chi si mette in una biblioteca, prende i manoscritti, come ha raccontato oggi Maurizio Sacquegna, e comincia a collazionare varie fonti, si mette lì, li trascrive, li rende eseguibili in maniera moderna, e li ce li rende quindi disponibili, come questa sera i gruppi hanno fatto, cioè di poterli far sentire, perché altrimenti questa musica è morta. Non possiamo neanche dire è rotto quel quadro, cioè ha perso colore, no, qui non esiste. Se loro, se queste persone qua non fanno il lavoro di trascrizione, vanno nelle biblioteche, si incuriosiscono, come ha detto Elia Orlando oggi, e vanno alla ricerca di repertori antichi, sconosciuti, in alcuni casi forse non di grandissima qualità, in altri casi magari sono delle perle, altre volte sono delle testimonianze di una città, di una cultura, di una società, di un percorso, e quindi è importante che non finisca questo slancio. Grazie, perché come vedete sono tutti giovani e quindi faranno ancora ricerca, magari promuoveranno ricerca nei confronti di altri, e quindi grazie del lavoro che fate di trascrizione della musica antica, e viva la musica antica. Domani continuiamo il convegno con altre cose, parleremo di canto popolare, di canto di musica pop, di canto di coro per i giovani, però si chiude una settimana in cui abbiamo fatto musica del 400, musica dell'Ars Nova con Patrizia Bovi, abbiamo fatto musica dell'epoca del Rinascimento sul testo dei Cantico dei Cantici, trascrizioni di Vladimiro Vagnetti, quindi tantissima attenzione alla musica antica, che è iniziata con il canto gregoriano col maestro Alexander Schweitzer, quindi si è chiusa al meglio una settimana dedicata prevalentemente alla musica antica. Grazie a tutti e a domani.